Potremmo parlarne per delle ore. Io ho fondato i Borghi Più Belli d'Italia, sono dirigente nazionale, sono il coordinatore dei Borghi Più Belli della Sardegna e rappresento l'Italia nella Federazione dei Borghi Più Belli del Mondo, che è riconosciuta all'UNESCO. Qualche mese fa abbiamo fatto l'assemblea a Kyoto, nella prefettura di Kyoto. Il problema dello spopolamento esiste in Giappone, come in Canada, come è un problema, è un fenomeno mondiale. Ognuno ha messo in campo ricette diverse, ma nessuno è riuscito a contrastarlo. Ci sono dal Giappone che ha messo le linee ferroviarie che arrivano anche nel borgo più piccolo, ma lo spopolamento continua, a chi dà contributi economici anche importanti, ma lo spopolamento continua. Quindi non c'è una ricetta su questo fronte. È vero è che con azioni di marketing fortissime, in pochi anni i borghi, che non sono i villaggi, e qui bisogna sempre fare una distinzione. Molta gente parla di piccoli borghi. Ecco, i borghi non sono piccoli perché il borgo, adesso magari il Cristiano l'abbiamo affrontato in più occasioni. Il borgo è il centro fortificato, burg significa castello, è il centro fortificato dove arrivavano le merci dai villaggi e venivano commercializzate. Il borgo è il luogo dove è nata la borghesia, la classe imprenditoriale commerciale, quella che poi ha insidiato la nobiltà, perché si è arricchita utilizzando le produzioni che avvenivano nei villaggi, ma nel borgo era il centro commerciale, il centro dell'economia, degli empori, dei mercati, c'erano sedi quasi sempre sedi vescovili. Quindi sono i borghi intermedi, sono le città intermedie. Ecco, quelle in Sardegna sono poi poche, quelle riconosciute e certificate, c'è cioè Castelsardo, Bosa, Carloforte, Posada, La Maddalena, Tempio, me ne sta sfuggendo qualcuna, ma queste sono essenzialmente. A fianco a questo andrà fatto invece un progetto, c'è anche Azzara, Posada, sì, sono entrate diciamo un po' pelo pelo, diciamo così, però sono realtà comunque significative, sono entrate, Azzara è entrata perché ha avuto una congiuntura in un momento storico per cui si sono riuniti lì nel periodo fascista e franchista alcuni tra i più grandi artisti spagnoli e italiani. E hanno lasciato delle opere meravigliose. Quindi è stato fatto un museo per valorizzare questa realtà che è una specificità, le ha consentito di entrare tra i borghi più belli d'Italia. Però dicevo, a fianco a questo progetto dei borghi, ripeto che sono pochi centri intermedi, diciamo, c'è tutta la realtà dei villaggi, ai quali voi facevate cenno, che è un pochino più complesso, perché magari non hanno la cattedrale con le opere pittoriche del 300, del 400, non hanno musei così visitati. Il nostro museo di Castelsardo, che ne abbiamo due, ne abbiamo tre di musei, ma il MIM, quello dell'artigianato, sino a qualche anno fa faceva 5.000 visitatori l'anno, ora ne fa 175.000. Con i soldi dei biglietti noi finanziamo il Capodanno, la Pasquetta, cioè chi dice che dalla cultura non si guadagna sbaglia in pieno, una bella azione di marketing, certo. La gente va anche semplicemente per vedere il castello. Però un museo dell'artigianato, molti dicono vedere due cestini, però pagano 5 euro 175.000 persone ogni anno. E con un trend sempre in crescita. Per essere chiari, il doppio di quelli che vanno a Monteprama e a Tarros, il triplo di quelli che vanno a Barumini o al museo di Garibaldino di Caprera. Quindi alla fine non serve avere un grandissimo prodotto, basta saperlo vendere bene.